Erano veramente in tantissimi gli studenti accolti all'Auditorium San Paolo dal rettore Luigi Lacchè e dalla delegata all'orientamento Paola Nicolini, che hanno ribadito l'importanza di scegliere il proprio percorso formativo in modo consapevole, sottolineando l'attenzione all'orientamento come azione diretta a sostenere un'equilibrata immagine di sé nei giovani. È un assaggio di quello che l'Ateneo Maceratese può mettere in campo come opportunità per la loro formazione universitaria. Gli studenti possono avere informazioni e incontrare persone dall'Accademia di Belle Arti, dal Conservatorio e anche dall'Università di Camerino, oltre che ovviamente ricevere tutte quelle informazioni dal come ci si iscrive all'Università di Macerata, a tutte quelle caratteristiche un po' particolari che fanno di questo Ateneo, diciamo, un Ateneo speciale, che sono ad esempio l'Istituto Confucio, la Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi. E tra gli indecisi e più consapevoli, ascoltiamo cosa hanno dichiarato alcuni studenti riguardo a questa giornata. Ci hanno accolto in maniera molto, molto bella, insomma, e sto cercando delle informazioni su beni culturali perché mi interesserebbe molto, anche perché sono più orientata, cioè mi piace molto la storia dell'arte, quindi vorrei approfondire questo argomento. Quello di Macerata comunque tra i tanti delle Marche mi sembra il più interessante perché comunque è ampio e la città offre ha diverse offerte, no? Cioè è molto buona. Il direttore ha parlato di diverse università e non ho ancora deciso bene cosa andare a vedere, infatti stavo andando qui al polo informativo, pensavo di fermarmi a giurisprudenza, ma adesso stiamo andando giù. Come organizzazione, per quel poco che abbiamo visto, molto, molto ben fatta, sono stati tutti molto disponibili, quindi per quello siamo abbastanza soddisfatte. Hanno spiegato, tra virgolette, i vari corsi e le lezioni che potremmo prendere sulle lingue e la mediazione orientale e occidentale, quindi russo, cinese. La mia aspettativa non era proprio di sentire russo e cinese, ma comunque di avere un'idea generale sul concetto del dopo scuola, di cosa fare dopo aver preso il diploma del quinto.